Quest'anno, insieme a Pedrali, presentiamo una novità che è la collezione NIM. Si tratta di una collezione che reinterpreta un modello, una tipologia, che è quello delle classiche sedie Windsor, un modello che viene dal Medioevo, ma che abbiamo cercato di reinterpretare in modo alternativo, introducendo un profilo ellittico al posto del classico profilo tondo. Si tratta di una collezione perché c'è una seduta schienale disponibile sia in versione sedia che poltroncina. Abbiamo analizzato un po' la storia di questa sedia e abbiamo visto che è un modello diciamo del 1300, che è stato interpretato quindi in questi secoli in molti modi, generalmente andando a creare degli elementi decorativi diciamo che distinguono un modello dall'altro. A noi ci sembrava più opportuno creare un discorso, diciamo così, intorno al comfort del prodotto e intorno a una tecnologia di produzione che non fosse esattamente quella classica delle sedie Windsor. Ed è così che abbiamo creato un profilo ellittico che corre lungo tutte quante le linee, i profili lineari della sedia, e aumenta la superficie di contatto con il corpo umano. Diciamo che oltre all'ellisse, l'elemento distintivo dell'oggetto è l'ellissi, inteso come figura retorica, cioè togliere da una frase tutto ciò che non serve, che è orpello decorativo, che non è semplicemente il senso compiuto dell'oggetto. Il rapporto con l'azienda è cresciuto nel tempo e quando si parla di un rapporto con l'azienda bisogna pensare a un rapporto tra persone. Fondamentalmente si tratta di incontrare delle persone, quindi avere una relazione positiva con gli artigiani, con gli operai, specializzati, i tecnici dell'ufficio tecnico, ovviamente la dirigenza dell'azienda, vuol dire creare un team, una squadra che diciamo gode del buon clima, delle relazioni, e in questo buon clima può creare delle cose positive. Abbiamo scelto il nome Buddy perché significa in inglese amico, compagno, quindi rappresentava bene l'idea che abbiamo avuto, il concept del prodotto, che riguarda appunto questa serie di puff che è molto versatile, che quindi può essere un completamento dell'arredamento di uno spazio e offrire una seduta temporanea o anche più prolungata nel tempo, e che grazie alle sue tre forme, quindi singola, a isola e poi un'altra panchetta, permette di, come dire, adattarsi allo spazio disponibile. La forma di Buddy è molto, diciamo, confortevole sia per chi si siede sia proprio per gli occhi. Abbiamo voluto dare questa idea di un puff accogliente che quindi proprio ti stimolasse quasi ad accomodarti, a sederti, a concederti una pausa, diciamo. E quindi abbiamo definito i volumi con una morbidezza diciamo a tutto tondo, no? Quindi non c'è uno spigolo, e anche il materiale con cui è realizzato, che è uno schiumato molto morbido, diciamo che è coerente con questa idea. Quindi quando io lo vedo una forma morbida, piacevole, accogliente, e anche quando poi mi siedo, giustamente, riporto questo comfort che mi dà la seduta. In più l'abbiamo pensata accostata anche a dei tavolini e in due differenti anche altezze, proprio per dare una versatilità ulteriore al prodotto e poi per permettere anche di creare delle composizioni più dinamiche, quindi con degli sfalsi anche in altezza, e quindi permette proprio di poterla adottare in qualsiasi contesto. Questa è una lampada che mancava nella collezione di lampade di Pedrali. Ci serviva una lampada che potesse andare sui tavolini in esterno o comunque una lampada che potesse essere trasportabile, e allora l'idea è stata quella di richiamare una lampada ad olio in chiave 2017, quindi un semplice nastro di alluminio che si piega e unisce una base in materiale plastico ad una parte superiore, che è sempre in materiale plastico, che contiene dei LED di ultima generazione e una pila a lunga durata. Da qui anche il nome giravolta, da una parte volta perché in onore dell'inventore delle pile che è italiano, e dall'altra la possibilità che ha questa lampada di girare a 360 gradi e quindi poter illuminare cadenzando la luce dove si vuole. Le dimensioni sono tre: una è pensata per i tavolini, la più bassa di 35 cm, la media
per un tavolo anche in interno, per una scrivania, ed una alta da portare vicino ad un divano. Si può trasportare ovunque, la batteria dura a piena potenza 8 ore, quindi abbiamo una luce perfetta per la lettura per 8 ore continuative. La nostra collaborazione, che è nata nel 2009, è nata con il motto: due sedie, un tavolino e una lampada.